Buonasera a tutti, cari amici. Eccoci sempre un nuovissimo interattivo dal titolo Solo per single. Arriva l'amore entro Natale? Quindi questo video esclusivamente per gli amici single a grande richiesta. Only for you, cari single. Quindi arriva l'amore entro Natale? Quindi questo è per tutti i single che sono soli da poco tempo o da tanto tempo e che insomma non sono ancora riusciti a trovare la persona giusta, o comunque magari sono stati già sposati, hanno avuto delle convenze, magari hanno anche avuto prole, dei figlioli, ma comunque quella persona non era quella giusta. Quindi adesso sono sole e aspetto di trovare la persona giusta. Ma anche per chi è single da una vita, ha avuto magari tante storie che sono finite male e non ha mai trovato la persona giusta. Quindi un po' per tutti quanti, per tutti i gusti per così dire, però per single. Allora abbiamo le due palle non sono palle di Natale, sono... candele, la prima è rossa, sono candele a forma di palla, così dire, la chiamiamola candela rossa, palla rossa, con gli arcano tarot, prima variante, seconda variante, tarocche delle streghe con la palla bianca o candela bianca. Allora, quindi, per i single, arriva l'amore entro Natale. Allora, intanto che voi scegliete la palla che volete, vi dico che io mi chiamo Perla e siete sul canale Il Veliero Senza Nome, va bene? Ok, non mi dilungo a ripetere le stesse cose che già sapete, quindi io direi che possiamo partire. Quindi la prima è la palla rossa, quindi arriva questo amore per i single. Allora, mettiamo da parte un attimino l'altra palla, poi la riprenderemo e ci concentriamo sulla palla rossa. Adesso controllo se che si veda. Scusate, ma devo essere sicura che si... Infatti, non la metto mai giusta sta palla. Ok, qua, perfetto. Adesso è giusto. Quindi, pronti per iniziare. Quindi arriva questo nuovo amore per singolo entro Natale e lo vediamo subito, vediamo un pochettino, per gli amici della palla rossa. Quindi arriva questo nuovo amore entro Natale, vediamo cosa dicono i nostri amici stasera, le nostre amiche carte. Oggi è lunedì 7 novembre, questo mese si è già inoltrato. E devo dire che è arrivato anche il freddo, è arrivato il freddo, almeno qui da noi al nord il freddo è arrivato, ahimè. La neve, la prima neve è già caduta sulle montagne, la temperatura è diminuita abbastanza, almeno io da oggi ho di nuovo indossato il piumino, quindi effettivamente direi che è arrivato periodo più freddo. Benissimo, vediamo un po' se arriva questo amore per voi entro Natale. E allora abbiamo in fondo mazzo un paggio di bastoni, quindi il paggio di bastoni indica delle notizie in arrivo, del tutto inattese e molto buone, quindi un qualcosa che arriva a sorpresa, delle notizie che arrivano a sorpresa, delle notizie direi molto inaspettate. Chissà se riguardano questo nuovo amore in arrivo per voi. E vediamo. Allora, abbiamo un re di denari, un 10 di denari, vedete che le metto bene. Cosa abbiamo? Abbiamo un asso di denari, belle carte devo dire, amici della palla rossa, proprio belle carte. Anche il carro, splendide carte devo dire. Allora, queste prime quattro carte indicano che
c'è una persona, questo re di denari, che appunto è una persona che voi potreste incontrare prima di Natale, anche in breve, perché il caro indica un qualcosa che arriva in breve tempo, una situazione che si sviluppa in breve tempo, che è collegata con questo paggio di bastoni. Mi fa pensare che effettivamente quest'uomo potrebbe entrare nella vostra vita veramente in brevissimo tempo. Tra l'altro, 10 denari e l'asse denari sono delle carte bellissime che fanno pensare a un qualcosa di nuovo che si avvera. Poi i denari sono positivi nelle carte, sia per quanto riguarda i soldi, il denaro, i progetti che si realizzano, ma anche per quanto riguarda l'amore. Quindi veramente belle carte, la carta, diciamo, positiva in tutti gli ambiti, un 10 denari. Quindi vedremo, però queste carte, adesso vediamo le prossime carte e vediamo un po' il tutto. Intanto vi dico che il re di denari è un segno di terra, potrebbe essere un capricorno, un toro o una vergine. Che tipo è il re di denari? Il re di denari è un uomo che ha una certa età, quindi non è più un giovincello, per così dire. Però, nonostante questo, potrebbe comunque essere più giovane di voi, perché maturo intende magari una persona intorno ai 40-45 anni, poi dipende dalla vostra età, quindi potrebbe anche essere una persona più giovane di voi, non è detto che sia più grande di voi. È una persona comunque affidabile, una persona che potrebbe anche essere già stata sposata con qualcuno, una persona comunque molto elegante, molto responsabile, che sa fare degli investimenti tubolati o che per lavoro maneggia il denaro. Una persona che comunque rimane molto umile, una personcina così. Voglio vedere sotto questo cosa c'è. Wow, me lo sentivo, ragazzi, guardate. Il 2 di coppe. Wow, l'anima gemella. L'amore tra fiamme gemelle, wow, che bella carta, ragazzi. Ma io me lo sentivo che era una bella stesa questa, già prima di cominciare. Belle carte, belle, belle. E poi se giro ancora, guardate, il 6 di bastoni, la carta del successo. La forza. Quindi tutte belle carte queste qua, anche quelle sotto. Adesso volevo però andare avanti con queste altre carte per vedere cos'altro c'è. Bene, la regina di bastoni, questa siete voi, la regina di bastoni, la temperanza, e il cavaliere di spade. Allora, voi è da tanto tempo, alcuni di voi, secondo me, o la maggior parte di voi, da tanto tempo che aspettano una svolta nella propria vita, una svolta che ancora non c'è stata. Non tanto per quanto riguarda i progetti, il lavoro, eccetera, che comunque si rinnovano nel tempo, no? Il lavoro magari non è che uno fa sempre lo stesso lavoro, oppure anche il lavoro a un certo punto finisce perché si va in pensione, quindi l'ambito del lavoro è un qualcosa che comunque bene o male cambia. Ma anche se non cambiamo posto di lavoro, cambiano magari le mansioni che noi facciamo, cambiano le persone che conosciamo, che arrivano e vanno via dal nostro posto di lavoro. Noi stessi a un certo punto, come dicevo, andiamo in pensione, quindi cambiamo un po' la nostra vita. Per cui ci sono persone che vanno in pensione abbastanza ancora abbastanza giovani. Poi adesso che la vita si è allungata, sì, alcuni vanno in pensione che sono ancora veramente nel fiore dell'età. Per cui diciamo che sono cose che, vabbè, cambiano. Ma qui parliamo di amore proprio, cioè un qualcosa di nuovo che arriva, di fortemente nuovo, perché l'incontro con una persona, magari che noi aspettiamo da una vita, dopo magari che abbiamo avuto tante storie che non sono finite bene, situazioni di persone per cui ci è sembrato veramente anche di perdere il tempo, quindi a un certo punto si arriva
a quel momento in cui uno dice io voglio trovare una persona che vale la pena, e voi avete proprio chiuso col vostro passato, con questo 10 di spade, basta, basta, chiudiamo col passato. Tra l'altro è da tanto che aspettate questa persona, la persona giusta, è da tanto che l'aspettate e la volete a tutti i costi. Se salite su questo cavallo sprombattuto perché la volete questa persona. Voi uscite come regine di bastoni. Per quanto riguarda il segno zodiacale, potreste essere un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. E quindi non vedete l'ora che arrivi questa persona. Siete proprio, insomma, non ne potete più di questa noia, di questo continuo piattume, ecco, della vostra vita. Volete cambiarla. Mi vedo proprio quella parola, piattume. Piattume proprio. Allora, vediamo allora questa persona, magari se ci dicono le carte, in che ambito, perché abbiamo detto che la incontrerete prima di Natale. Io però in che ambito potreste conoscerla questa persona? Vediamo se le carte ci dicono in che ambito questa persona potreste conoscerla. In che ambito? In che ambito? Potreste conoscerla a casa di amici, a casa di un'amica, dove magari, insomma, c'è una serata così e arriva questa persona, insomma, quindi tra amici, tra, oddio, anche tra conoscenti, mi viene in mente a casa di qualcuno, che a casa di, voi andate a casa di qualcuno che siete invitati a un pranzo, a una cena, a una festa, anche una festa tra amici, e insomma incontrate questa, potrebbe essere anche un compleanno, non so, un qualcosa, un incontro tra amici, magari una pizzata fuori, anche una cosa così, però in una situazione così la incontrerete questa persona. Va bene, ora vi voglio dire come potrebbe andare questa situazione, vediamo se le carte ci dicono anche questo con questi angeli nel cuore, e poi vi do anche le iniziali della persona, nome e cognome. Vediamo intanto che dicono gli angeli del cuore, che queste carte sono veramente molto belle, ve lo dico, molto molto belle. Vediamo cosa qui c'è per voi. Che ci possono dire, vedete, datevi un'ultima possibilità, una nuova possibilità, quindi credeteci ancora nell'incontro con questa persona. Vedete, vi dice anche di essere ottimisti sulla vostra vita sentimentale, che qualcosa di bello accadrà, quindi proprio tutte belle carte, ragazzi. Allora, che dirvi, veramente splendide carte. Vediamo l'iniziale della persona, così magari vi do anche qualche altro indizio. Allora, abbiamo la L di Luigi, la M di Marco, nome o cognome, la S di Simone, nome o cognome. Vi voglio darvi anche una vocale, se riesco a trovarla. Devo darvi anche una vocale, un nome per, che comincia per vocale, ecco, la U di Ugo, e un numero voglio darvi. Vi do il numero 56. Potrebbe essere una data di nascita oppure un'età, o un altro numero che ha a che fare con voi. Va bene, benissimo, vi saluto, spero veramente che questa persona entro Natale arrivi, poi mi fate sapere, tanto siamo qua, e speriamo vivamente che finalmente voi troviate questa persona e che sia quella giusta per voi, ve lo auguro. Benissimo, saluto gli amici della Valla Rossa e vado a vedere l'altra variante, quella della Valla Bianca. Ok, mettiamo via intanto tempi tecnici per cambiare la stesa.
il tempo di mettere via, e prendiamo le altre carte. E arriva per voi l'altra stesa. Vediamo se ci ho azzeccato stavolta o se devo. Arrivo, controllo. Ma quando mai si fosse vista la palla? Prenderò il premio di non riuscire mai a mettere i segni, insomma, delle stese, il testimone della stesa, per così dire, in posizione utile per potersi vedere. Ragazzi, sapete che io scherzo sempre, eh? Allora, ripeto la domanda: arriva l'amore entro Natale per voi single? E vediamo se arriva questo amore, quello vero, entro Natale. No, speriamo. E allora vediamo un po' perché ha scelto la palla bianca o candela bianca. Arriva l'amore entro Natale, arriva l'amore entro Natale, arriva. Arriva l'amore entro Natale, arriva l'amore entro Natale. Vediamo se arriva. Vediamo intanto fondo mazzo che abbiamo. Cosa abbiamo fondo mazzo? Oh, un bel 6 di bastoni. Vittoria, successo e riconoscimenti. Quindi sicuramente una carta positiva. Qualcosa di bello che arriva. E poi abbiamo anche questo 4 di bastoni, vedete sotto. Quindi sicuramente, perché poi il 4 di bastoni è una carta molto positiva, una carta di stabilità, di successi, anche questa, di riconoscimenti, di feste, di festeggiamenti, cose belle che si avverano. Quindi proprio belle carte. Bene. Allora questa qui, che poi la prima, poi la mettiamo lì in bella mostra. Però vediamo intanto come siete messe voi. Allora abbiamo un Papa, Cavaliere di Denari, la Luna, Fante di Denari, 7 di bastoni, Paggio di Spade. Due di coppe. La Forza. Beh, mi pare che in questo periodo state attraversando un periodo un po' instabile voi. Un po' instabile. Siete un po' instabili, ragazzi o ragazze. Siete molto inquieti. Io qua vedo un periodo di forte inquietudine per voi. C'è qualcosa che non va bene, o qualcosa che non è andato bene. Siete molto inquieti, molto nervosi, insomma, vi sentite un po' sotto attacco da qualcosa. Non so, come se foste, se vi sentiste minacciati o minacciati da un qualcosa. Ci sono tante cose che non vi sono chiare, quindi è come se brancolaste nel buio. Ci sono delle cose che non sapete, e quando uno delle cose non le sa, si sente come se brancolasse in mezzo al buio, proprio perché non le sa, vorrebbe saperle ma non le sa, e non sa come venirne a conoscenza. Qua poi in mezzo a tutto questo c'è questo due di coppe, che mi fa pensare proprio che comunque, nonostante questo periodo così di irrequietezza, per tanti motivi, non è detto che sia, anzi io non credo che qua voi vi sentiate inquiete, perché magari state ancora pensando al vostro ex, visto che questa stessa è per il single, quindi vuol dire che chi la guarda in ogni caso vuole un nuovo amore.
Credo che voi desideriate l'amore, un nuovo amore, quello di questo due di coppe, ma che in un certo qual modo siate bloccati da voi stesse, perché è come se voi non, da una parte non ci credeste più nel vero amore e vi siete completamente chiuse, diciamo non ci sperate più, pensate che oramai non c'è più nulla da fare e che questa persona voi non incontrerete mai, e insomma vi siete un po' troppo irrigidite, vi siete un po' troppo irrigiditi o irrigidite, anche se poi alla fine, voglio dire, avete una bella vita, una bella famiglia, molti di voi hanno anche un bel lavoro, si sentono realizzati, che poi un bel lavoro non è che vuol dire che uno per forza deve fare, che ne so, l'impiegato o il banchiere, ma anche un tipo di lavoro comunque che ti soddisfa, che ti fa stare bene con te stesso, con gli altri, avere magari una bella cerchia di amicizie, insomma avere una vita tranquilla. Ma qui io penso a un qualcosa vostro di interiore, di un'irrequietezza generata proprio da questa mancanza d'amore, mancanza di una persona che vale la pena, anche perché magari avete incontrato delle persone che non valevano la pena, insomma. Quindi ci sono questi alti e bassi in voi, magari sono giornate in cui vi alzate felici e contenti, ah che bella giornata, oggi faccio questo, domani poi faccio quell'altro, e magari c'è quella giornata che non avete neanche voglia di andarvi dal letto perché vi mettete, avete in mente questi pensieri, no? Quindi un po' questo dualismo che viene fuori da queste carte. Allora, se vi siete riconosciuti o riconosciute, continuate a guardare. Vediamo. Arriva questa persona nuova perché ha scelto la candela bianca entro Natale. Abbiamo 5 di bastoni, 4 di coppe, 10 di spade, la papessa. Mamma mia, quanta sfiducia che c'è qui, quanta... C'è proprio un blocco. Siete in conflitto con voi stesse o con voi stessi, poi siete proprio chiusi qua, c'è pure 10 di spade, tutte ste lame, l'insoddisfazione di questo 4 di coppe e questa papessa che rappresenta voi completamente al di sopra di ogni cosa, per così dire, chiuse nella vostra torre d'avorio, nascoste, per così dire, per un certi versi al mondo, che non rivelate tutto di voi, anche se rivelate poco di voi. La quintessenza della donna saggia. Alcuni di voi potrebbero fare le insegnanti di lavoro, o comunque avere a che fare con qualcosa che ha a che fare con la cultura, alcuni di voi, non tutti. Comunque chiuse, qua c'è chiusura, qua c'è desiderio, sì, nella vostra mente, ma poi di fatto non fate niente per attirare uomini verso di voi, proprio chiusura. Forse qualcuno di voi ha avuto un lutto o ha perso qualche amico. Perdita di un amico può essere anche una perdita, nel senso che non ho litigato con una persona e poi non la vedo più, no? E ci sono un po' di contrasti qua, però vediamo, nonostante questo vostro diciamo desiderio non desiderio, perché da una parte sì, ma dall'altra siete un po' rigide. Se comunque arriverà questa persona per voi, a questo punto arriverà comunque una persona, perché ha scelto la palla bianca. Tra l'altro voi avete una bella cerchia di amicizie e
cioè conoscete continuamente persone, quindi non è che le persone non le conoscete, però tra tutte queste persone, tra l'altro vedo anche persone che vi corteggiano, ci sono persone che vi corteggiano, però voi non, cioè sì, ma insomma quella giusta per voi non è ancora arrivata, però avete anche corteggiatori e parecchi corteggiatori anche. Vedete la freddezza di questa stella, quel qualcosa che voi pensate che è diventato troppo lontano per voi, troppo irraggiungibile. Il diavolo. Vi siete attaccati, attaccate a tutte le cose che hanno a che fare con la materialità, e proprio è come se foste prigionieri di voi stesse con questo diavolo, dei vostri pensieri poco allegri. Io qui vedo molta negatività, amici e amiche della palla bianca, Vediamo a questo punto con queste altre carte se c'è speranza per voi che accada un qualcosa di nuovo per quanto riguarda l'amore. Allora, secondo me per Natale qua non c'è trippa per gatti come nuove conoscenze. Vediamo magari più in là se ci dicono le carte qualcosa. Vediamo. Più in là. La persona che voi aspettate c'è, ma non la incontrerete entro Natale, la incontrerete nell'anno nuovo, ve lo dico. Ma sicuramente questa persona che incontrerete sarà una persona molto molto ricca, con tanti bei soldini, e che potrebbe in questo momento essere dall'altra parte del mondo, distante da voi. Però questa persona potrebbe farvi molto molto felici, voi della palla bianca. Quindi sarà un anno nuovo ricco di belle sorprese, questo per voi. E penso che finalmente chiuderete col passato, finalmente vi deciderete a chiudere col passato, rifletterete molto su come vi sentite adesso, e arriverà il momento per voi di predisporvi anima e corpo verso questo nuovo amore, che arriverà in maniera del tutto inaspettata nell'anno nuovo. Va bene, sì, potrebbe essere una persona che vive all'estero in questo momento e che tornerà in Italia, ritornerà in Italia con l'anno nuovo. Vediamo adesso l'iniziale del nome, del cognome della persona che arriverà per voi però nell'anno nuovo. La M, la S, la N, la U, e la F. Vi do anche un numero, vi do il numero 62, può essere un anno di nascita, una data particolare per voi, un'età, cucitelo su di voi. Va bene, amici e amiche, io spero che vi siete riconosciuti. Ovviamente, come dico sempre, se non vi riconoscete, chiudete il video, lasciate andare intanto che parlo, perché vuol dire che non era per voi, perché non sempre corrispondono le stese. Benissimo, io vi lascio e noi ci vediamo la prossima volta. Alla prossima, ciao!